La macchina dei soccorsi organizzata per la sicurezza della galleria post incidente, mettiamo in conto il fatto che un incidente, un incendio può accadere e si mettono a punto tutta una serie di strategie e misure di sicurezza proprio perché sappiamo che gli incendi possono accadere. Queste misure noi le abbiamo concordate con il, non solo concordate, ma anche approvate dal Ministero, dalla SFISA, Commissione Permanente Gallerie, e in questo momento diciamo, sono immediatamente operative. Cioè in 5 minuti si arriva sul luogo dell'incendio e con le squadre antincendio si fanno tutte le operazioni necessarie per lo spegnimento. Poi a seguire arrivano polizia, vigili del fuoco, scatta una macchina che già è stata organizzata e programmata. Siamo intervenuti immediatamente, dopo alcune ore già c'era una idropulitrice che lavava tutta la galleria perché tutto il nero, la fuliggine che si era creata naturalmente creava impedimento a una verifica, diciamo, anche visiva dei luoghi. L'abbiamo fatto immediatamente e adesso stiamo completando tutte le operazioni di carotaggio per determinare il declassamento del calcestruzzo a causa dell'incendio. Ma io ritengo che un intervento si debba dovere fare, ma almeno 2 settimane, perché se l'intervento si deve fare sarà del tipo, intanto che si impegnerà circa 20-30-40 metri a cavallo della zona dove c'è stato l'incendio, diciamo nella zona in cui ci sono state le più alte temperature. E naturalmente si farà un intervento con intervento con spritz beton e con una rete di acciaio per poter consolidare e sostituire tutta la parte degradata del calcestruzzo. Quindi i tempi minimi. Naturalmente noi siamo intervenuti anche con 3 ditte che noi abbiamo con accordi quadro che sono in pronto intervento, una per fare il ripristino degli impianti perché anche le reti di comunicazione importanti sono state, diciamo, danneggiate e sono state ripristinate. L'illuminazione, c'è una ditta che ha fatto i primi interventi di spicconatura laddove praticamente c'erano parti pericolanti e lavoreranno su 3 turni, H24, in modo tale che così faremo il più presto possibile. Purtroppo il calcestruzzo sottoposto a temperature così, a fonti di calore così elevate, 450 gradi, è chiaro che produce degli effetti molto disgreganti del calcestruzzo che ovviamente per un certo spessore che va misurato, calcolato e va eliminato e sostituito con materiale idoneo, naturalmente con interventi diciamo particolari. Questa è una cosa, quindi bisogna fugare questa cosa, la galleria è in condizione, quindi non è così. In ogni caso anche un calcestruzzo nuovo, se sottoposto a temperature di questo tipo, subisce un degrado strutturale molto importante.